Ho tre vari regular, io, Spiro, Erdogliano, Giuliano Lanzani, Leo Lamos, Mike, tra Mike Gufatore Doc, richiamato da oggi. abbiamo anche Mirko, Pedra Mirko di Generazione Poker, il club Ciao manager di ragazzi. Generazione Poker. E abbiamo due news che sono Captive Da, che è Daniele, e poi Poker Check, che non parlano in quanto non hanno possibilità di parlare in questo momento, dato l'orario. E poi c'è Luca Rotondo, che è invece il coach di Winner Poker University, che appunto ci sta, appunto, stava raccontando proprio della lezione che terrà domani sul canale di Parliamo di Poker in diretta. Che tra l'altro è uno dei tanti appuntamenti che poi andremo a proporre, e ci stava appunto raccontando cosa ci dirà domani. Quindi Luca, a te la parola. Ciao a tutti, innanzitutto congratulazioni ai giocatori che sono andati in demone a questa prima tappa della Home Games Poker Tour. Parlavamo appunto prima, mentre pensavamo di stare in diretta, mentre in realtà eravamo impegnati in una partita di briscola online, quindi dico la verità, mi piace essere sincero. Appunto parlavamo di argomenti che andremo a trattare domani, dove parlerò innanzitutto della gestione del bankroll per abbattere la componente della varianza, una componente che nel poker sul breve periodo è molto incidente, per poi andare a trattare argomenti come la scelta della modalità di gioco dove giocare, integrandola con le differenze tra il gioco del vivo e il gioco online, sottolineando appunto le differenze, i vantaggi e svantaggi delle due modalità di gioco che si possono optare. E la scelta invece della tipologia di gioco da giocare, sottolineerò l'importanza del scegliere una modalità che poi dovrà essere costruita, perché soprattutto all'inizio è importante diventare bravi in una singola modalità di gioco, per poi magari dopo avventurarsi nelle altre tipologie di gioco, quelle che magari si sono studiate meno. Ad esempio per un grinder di cash game che parte da un livello molto basso e può partire con pochissimi fondi, quando poi mano a mano scala i vari livelli di gioco, può poi tentare dei tornei giocando sempre con la gestione del bankroll. Sì, Questi perfetto. sono gli Quindi argomenti che andremo a trattare domani. diciamo che c'è tanta carne al fuoco, insomma, c'è parecchio da lavorare, insomma. Sì, esatto, l'importante all'inizio appunto sarà capire cosa andiamo a fare. Intanto devo mettere sul push di Francesca. Siamo Io stamano preferisco passare. 14 left. Quindi piccola interruzione, Francesca pusha 8 bui da mid, io con asso K metto i miei 6 Flippone. bui. E Però purtroppo il flop ci fa scendere molto di percentuale. attenzione. Peccato, Niente. Non nulla. c'è stato un bel jolly al turn su board Ah, Kjack 6 dove l'ha settato, io ho preso top pair. Poi purtroppo al turn è addirittura dama di fiori che mi apre diversi draw. quindi ci lascia Luca Rotondo in Sì, quindi esattamente quattordicesima una posizione. Adesso possiamo posizione. vincere. Dai, l'importante è che ho ottenuto un ROI del 6% in questo torneo, quindi sono in attivo. E sì, diciamo l'importante all'inizio è soprattutto capire appunto la modalità di gioco che si vuole scegliere, quindi darò dei consigli strategici su quale modalità di gioco scegliere, la modalità che appunto farà più per noi in base alle caratteristiche del giocatore. E poi queste lezioni appunto le faremo con costanza e saranno per l'appunto dove faremo appunto un'introduzione a quali modalità di gioco giocare. Tanto sono su diversi tavoli, in realtà ho fatto anche una bolla. E sono quasi tiltato, ripasso per un secondo a voi la parola. Checco momentaneamente la mia parola. Sì, diciamo che comunque domani
Potete fare una Domani. cosa interessante che si potranno fare, potrete fare, possiamo, potremo fare le domande che appunto, diciamo, ci attanagliano magari da anni, ma in questo spot è giusto fare questo, è meglio fare Luca quest'altro. risponde, è qui per Luca voi. c'è, Luca c'è. Esatto, attraverso il canale TeamSpeak sarà possibile chiedermi appunto delle domande che con l'aiuto di Spiro e Luigi filtreranno e mi proporranno a me direttamente. Io sarò lì pronto a rispondervi. Quando raccontate le mani, se avete spot da raccontare, mi raccomando, sottolineate il livello dei bui, lo stacco iniziale, la posizione al tavolo, cercando di essere il più chiari possibile. Possibilmente utilizzate il nostro Andre Player che è sul sito in modo che abbiamo praticamente tutti i dati, in modo che si vede proprio tutta l'action, in modo che magari è anche più veloce e più comodo per voi che non dovete stare a scrivere tutta l'azione, è più facile insomma. Nel frattempo, Esatto, in questo modo non ci perderemo nessun dettaglio. invece no, posso passare allegramente, ma neanche troppo. Però con queste carte, perché Francesca sei andata a vedere? Perché mi devi mettere in questo dilemma? Io adesso che faccio con questa mano? Io vedo, perché me le sento. E penso proprio che sia andato Cattivic. Eh sì, assolutamente sì. Ci Sì. ho provato. E quindi a questo Dai, punto siamo comunque hai rimasti. ancora 15.000 di stack, dai, non sei messo male in realtà. Sì, ma è arrivato il momento di giocare per i primi posti. A me non piace questo Jijiuzhan con 18.000, proprio non mi fa venire proprio il rivolto, mi si rivolta lo stomaco, Ma capito? perché ce Devo l'avete con me? superarlo. Maledetti gufi. Ok, nel frattempo abbiamo C'è da la dire rossa. che. C'è Vogliono la da dire che. taglia, Gigi. Oh, sì, dovremmo Vogliono mettere la la faglia su taglia. di me, perché tipo ho perso di seguito 2 80-20 e un 60-40 di fila. Attenzione nel frattempo qui, eh. Abbiamo il draw di picche, cade Tanto. fresca la Assodon. donna e salutiamo Nulla. Siamo Kejaden. in 11, credo, giusto? 11 left. Sì. E vicinissimi al tavolo finale. Sì. Si corre per il final. La struttura ormai è di 11 bui, quindi vedremo. Stiamo in una fase di push fold dove l'ICM, l'Independent Chip Model, è il fattore principale in questa fase. E anche il metagame in realtà conta molto, dove ad esempio se stiamo da bottone e vogliamo missare la prima mano per Attenzione poi qui. rilanciare la mano dopo. Brutte storie, ragazzi. Vi saluto. Salutiamo, credo Azzeccato. almeno. Sì. Attenzione. Sì, Drawing Drawing Dead, Dead. salutiamo. No, Drawing Caterina, Dead. non ne perde una stasera. Ah, E vabbè. quindi Sì, Cateri contro di vince me la taglia. soprattutto. Vince la Vince la taglia, io vinco taglia. Jijiuzhan. Complimenti, Caterina. Esatto. Beh, peccato, dai. Maledetti. A questo punto siamo Maledetti. schiacciati tra i due chip leader. Però devo dire che comunque con questa struttura, essere chip leader semplicemente ti dà un vantaggio enorme perché ti dà la possibilità di perdere ed essere di nuovo in gioco. Però Sì. comunque non è come in un torneo deep stack dove la chip leading è veramente, veramente fondamentale. Qui comunque conta avere un range bilanciato, o sbaglio, Luca? Sì, sicuramente essere chip leader aiuta, poi soprattutto adesso che sono pre-final table e il chip leader può appunto ottenere vantaggi rilanciando ogni mano. Vero che vedo che comunque il chip leader è al tavolo con tre grossi stack. Sì, Dove sono tu quindi tutti quanti in comunque. average, non ci sono short, e questo in realtà è un fattore ancora più positivo per il chip leader, perché comunque può ancora esprimere di più il suo gioco, visto che comunque nessuno è interessato a uscire, mentre sicuramente tenendo la lobby aperta vedono ad esempio Daniele con il nick Katiwitka, che è molto short, quindi possono fare una fase appunto di waiting aspettando che esca, e questo è il momento migliore per incrementare lo stack se sia già un grosso Sì, stack. sì. Nel frattempo siamo una mano per tavolo, maledetta. Io odio una mano per tavolo, posso dirlo? Perché sono fermo? Io voglio giocare. Siamo costretti a vedere il Perché piatto. ovviamente per individuare l'uomo bolla del final table è l'unico modo.
potrei essere io comunque, non so perché, ma ho attenzione, auto questo presagio. autopianto, autopianto e autogufata. Pianto rende. Ma diciamo che in realtà la cosa migliore è non essere soggetti a emozioni, Sì, bisogna sempre restare assolutamente. fermi il più possibile, freddi, anche se poi in realtà questo è molto difficile perché il poker è un gioco dove la componente della fortuna può variare da un momento all'altro e anche restare, ad esempio anche Daniele adesso ha una possibilità di vincere, anche se è molto short. E molte volte è successo anche in tornei importanti, ad esempio quando Bonavena ha vinto l'EPT 18 left era il più short, mentre poi è stato di fatto lui a essere il primo Beh, lui italiano nella storia a vincere il è molto, torneo. molto paziente, quindi sicuramente è un punto Sicuramente a la suo pazienza favore, è la sì. sua, forse Sì, diciamo troppo. che questo è un gioco dove ad esempio se adesso Daniele vincesse tre mani consecutive ridiventerebbe competitivo e vincere tre mani di fila è molto probabile, è molto probabile. Sì. Non è così impossibile come magari può sembrare a vista d'occhio vedendo gli stack e le chips. Quindi diciamo no, non perdere mai la speranza, anche una cosa molto importante. Ogni singola mano va Nel giocata per frattempo quello c'è che è. l'Ush Sì, il Call. proprio speranza, vediamo un po'. l'indie dan. Attenzione. Invece Nulla. no. Vaspiro, Nulla. c'è il Andato io. final, ragazzi, c'è il final. Salutiamo Kattivik. Potevo perderla. Sì, Siamo al parte final. comunque al Siamo al final. 30%. Quindi good game a tutti quanti quelli che hanno raggiunto il tavolo finale. E adesso fatevi da Grazie. parte che devo vincere. Sì. Quindi Spiro, vediamo che ha l'abbonamento in questi tornei al Final Table. Vedremo poi se sul lungo periodo sarà il giocatore più costante. Oh, io ci provo, eh. Ma sta giocando veramente bene. Poi certo, quello KK Stojack in quella situazione ormai è un cooler. Sì, assolutamente era un cooler. Però l'importante è sempre stare dalla parte giusta del cooler. Beh, Diciamo, sì. Beh, diciamo aiuto. l'importante diventa anche riuscire a vincere i colpi. Diciamo che Sì, se avessi avuto la va Stojack al posto di KK benissimo. avrei giocato la mano alla stessa maniera, avrei comunque Sì, pushato, ormai quindi. ha 4 bui, Daniele, è rimasto molto corto. Poi Daniele stava giocando anche con un range di mani abbastanza chiuso, però certo KK diciamo non si può foldare in quella situazione. Biros mi... Ah sì, Francia. Il link, chiedono il link. Magari potremmo parlare delle situazioni in cui si può foldare KK. Secondo me quasi non ce ne Soprattutto sono. pre-flop. Io credo che folderei KK solo di fronte a 6 all-in al primo livello di buio. Ma ti dico che genericamente nella situazione che io, i miei compagni, i miei colleghi con i quali sono più stretto e vado appunto a fare le trasferte live, dove i bui all'inizio sono veramente molto bassi, lì proprio ai tornei dal vivo abbiamo foldato più spesso i K in situazioni dove magari il torneo inizia a bui 25-50, 50-100, però lo stack è di 30.000. E vedere già forbettare un avversario a quei tornei pre-flop dove comunque giocano molto chiusi, KK in realtà lì si può foldare, però certo la struttura, la cosa importante è che la struttura lo deve permettere. Ad esempio in un torneo come questo online dove i bui sono 5 minuti, foldare KK, È una ricontrollo follia. l'organo. Sì, perché comunque poi il torneo andrà molto rapidamente, quindi diventa proprio meno profittevole. Però diciamo quindi KK lo possiamo foldare in situazioni dove abbiamo oltre i 100 blind. Diciamo, perché effettivamente in una fase iniziale di un torneo, sì, una 4-bet rappresenta probabilmente due donne asso K, KK due assi, neanche, forse a volte neanche asso K, effettivamente. Sì, diciamo che poi online il gioco è più aggressivo del live in realtà. Tra Quindi l'altro, sì. magari sì, proprio domani infatti parleremo proprio di queste differenze.
tra il gioco online e live, quindi magari vedere questa mano online in effetti non è foldabilissima. Però già stiamo a un torneo come il Sunday Special, ad esempio, e magari abbiamo già un campione di 20-30 mani attraverso poi l'ad di Elden Manager che, se non siamo stati attentissimi all'action, appunto ci permette di vedere il range d'apertura dell'avversario, il range di 3-bet, per poi vedere nello specifico range di 4-bet e 5-bet, lì magari con una struttura appunto che dobbiamo sì intorno più di 80 blind, lì diventa anche possibile foldare KK. Ma soprattutto c'è anche un altro discorso, il fatto che con KK noi possiamo anche pot controllare. Non è sempre profittevole in realtà creare un grosso pot a bull bassi. Quindi magari possiamo anche metterci in flat call sulla 4-bet e vedere come si comporta l'opponent piuttosto che five-bettarlo. È tipo subboard Jack 7-2 2-off che fai brochi. Allora, dipende di che situazione sempre stiamo parlando e dipende di quanti bui abbiamo nel No, la momento in situazione che cui. dici tu, cioè low blind più di 80 bui dopo il flop. Ok, su Jack Nel frattempo 7-2 abbiamo un errore se... di Windows sullo streaming, No, no, ci suggerisco siamo, di ci siamo. risolverlo. Ok, perfetto, Qui abbiamo la questo. differenza, qui la differenza Caterina mi vince. sa, ha vinto un altro piatto gigante, nel frattempo ce lo siamo persi. Vuoi mettere il replay? La vuoi far Sì, vedere o sì, sì, continuiamo il sì, sì, discorso sì. con Luigi? Sì, vediamo questo replay. Ah, no, non era un piatto gigante, scusatemi, Ah, no, era sono una semplicemente. No, in realtà il persona. piatto è gigante perché le ante sono enormi. Cioè, le Eh ante sì. in blind sono gigantesche, ecco perché. Ok, vai Luca, vai. Allora, mentre dicevo che poi là, dalla domanda che mi hai fatto tu, Luigi, dipende de se stiamo in posizione o fuori posizione. Perché se stiamo in posizione, comunque possiamo pot controllare, quindi se il nostro avversario prende l'iniziativa possiamo anche flattarlo per vedere poi come si comporta nelle stesse successive. Mentre, Lui al vai, turn dimmi. va rotto. Lui al turn va rotto. Diciamo che se non stiamo in un 5-bettato, è difficile che va rotto turn, a parte che non metta un overbet, appunto. Quindi magari la distinzione sta proprio lì, dipende dall'action pre-flop. Comunque, Comunque, ragazzi, se io scommetto un caffè che Caterina non arriva nei primi quattro. Nel frattempo ci sono delle side bet. Side bet, vogliamo fare? Io accetto se mettiamo un cappuccino invece di un caffè. Caffè e cappuccino, Con un po' di eh? latte. Io, a me basta un cornetto in realtà. Un cornetto ci sono. Un Kraffen. A cosa esattamente il cornetto? Crema, Mettiamo tipo crema. alla Ri crema, rigorosamente alla perfetto. crema. Quindi Rigorosamente. adesso andranno tutti quanti sit out perché stiamo parlando di cibo e andranno tutti verso la cucina. Quindi il più Sono ben resistente. contento se dovessero andare in sit out con questi bui. Mentre quello che non sapete è che Spiro ha proprio un frigorifero a fianco alla postazione di gioco. Quindi diventa improvvisamente il favorito. Le quote cambiano. Vado a tingere proprio. Adesso, se vi scommettete un caffè su Spiro, vincerete due caffè. Quindi quotato 1-1 proprio. E quindi appunto diciamo KK comunque non bisogna partire subito con l'idea ho KK in mano, non conta tutto il resto, perché comunque la cosa importante è avere l'idea di quello che può avere l'avversario per prendere la decisione migliore, mentre tante volte ci si lascia influenzare dal fatto che sia una monster hand e qualsiasi action, qualsiasi board appunto si tende ad andare rotti, quindi è molto importante appunto cercare No, sempre di ma prendere info. cioè, la domanda che ti facevo era, cioè, ovviamente non sto dicendo che KK è infoldabile dopo il flop, io sto dicendo KK, secondo me, ovviamente io lo dico da inesperto, è infoldabile pre-flop, io quello dico. Cioè, ovviamente tu poi mi hai risposto, quindi tu che fai pot controlli? Io pot controlli, quindi poi come cosa fai dopo? Cioè, quello ti sto Ti dicendo, ho capito? detto, Cioè, se sto in posizione posso anche flattare. Comunque, flattare diventa una giocata tv. Mentre se stiamo fuori posizione, il rischio di non rilanciare il flop è quello che poi lui al turn checka e al river si prende un'altra carta gratuita. Esatto, sì, Qui è proprio quindi, quello il sic problema. siccome noi in questa situazione saremmo disposti a pagarlo dopo un check al turn e una bet al river. Tanto vale che l'importo della size che gli pagheremo al river noi la mettiamo direttamente al flop per farlo foldare.
Qui poi in questo discorso entrano in gioco le mini size che adesso hanno rivoluzionato il gioco online, dove una volta magari la beta standard era metà pot, tre quarti di pot, mentre adesso la beta standard può Anche un diventare anche quarto, sì. esatto, il 25-30%, 33%. Quindi questo poi appunto ti dà più margine di manovra. La cosa importante comunque poi nel poker, queste cose poi ne parleremo più approfonditamente domani, è giocare sempre un livello che si è coscienti di battere. Quindi se noi sappiamo che comunque il livello lo battiamo, non è che una volta che abbiamo KK dobbiamo per forza andare rotti, perché possiamo aspettare situazioni più vantaggiose, dato che Sì, battiamo il livello. quello è vero, sì. Mentre chiaramente il discorso cambia se stiamo in un torneo dove ci siamo qualificati tramite satellite, stiamo giocando con gente che magari ha vinto molto, in quella situazione allora è bene prendere il rischio con KK qualsiasi action. Si va rotti Esatto, pre-flop, perché sì. adesso non sto parlando soltanto magari dei grandi protagonisti americani del poker, ma parlo anche di gente che magari online non tende mai a foldare il colpo, a mollare il colpo una volta che c'è dentro. Quindi contro quei giocatori, quindi se ci ritroviamo al Sunday Special, chiaramente. E poi ci capita la situazione dove purtroppo la nostra monster viene deplota dall'opponent, non bisogna neanche tiltare perché comunque abbiamo fatto la giocata corretta, lui non avrebbe comunque mollato. Poi la cosa importante è che, ad esempio, nel gioco online con i software abbiamo la possibilità di poter osservare esattamente quante volte l'avversario va a puntare al flop, quante volte va a Sì. puntare al river, al turn, quante volte va a puntare al river. Quindi anche le percentuali di c-bet e di raise ci danno un grande aiuto. Quindi ogni volta bisogna valutare l'opponent per appunto capire bene cosa ha nella mano, come sta messo nella mano. Ok, sì. Nel frattempo Sì, in io con Duolino ho fatto effetti. double up. Sono Ottimo, molto ottimo. contento di 30K questo. sei arrivato, bravo. Dai, Sì. concentriamoci adesso sul tavolo finale, vediamo se capita qualche spot interessante. I bui sono 1600-3200, lo stack medio al momento è di 11 bui e mezzo, quindi siamo sempre in una fase di push fold e se le eliminazioni non verranno molto rapidamente resteremo in questa fase per tutto il torneo. Questa ad esempio è una situazione dove anche stare per due può diventare un discorso fattibile, laddove appunto lo stack medio non presenta una struttura profonda e avere 10 bui in questa situazione non è comunque male. Quindi anche online in realtà sono stati rivalutati questo discorso, non so se avete presente quando appunto si diceva che con 10 bui è push fold, no? Però andando avanti con il gioco, appunto, in un torneo di questa struttura, 10 bui anche sono buoni e possono avere fold equity, appunto. Sai cosa, però con 5-5 da cutoff io non me la sentirei di aprire per 2, preferirei mandare tutto nella speranza di massimizzare quei 10.000 che sono per te. Non lo so, io cercherei Sì, di. perché sì, con le coppie medio-basse sicuramente vale la pena andare all-in perché appunto poi il nostro avversario con K-Dama ad esempio potrebbe pusharci. La cosa importante è che se apriamo dobbiamo poi già sapere quello che andremo a fare. Eh certo. Quindi Nel avere frattempo un c'è uno progetto showdown, ragazzi, attenzione. della. Esatto, Jack-Dama dove. Eccolo Il qua. board. Wow! Attenzione, è Attenzione! successo tutto. Caterina non può, Quindi da sempre lei, ve l'ho detto, ragazzi. super, super Incredibile. sorprese a questo final table. Molta adrenalina direi dopo questo colpo per Caterina. Caterina si chiama? Immagino. Caterina. No, no, Caterina. è un maschio. Ah, è un Ah, maschio. È un maschio, ragazzi. Ok. Quindi Si chiama chiedo scusa, non Francesco. sapevo. Ok, quindi Francesco sicuramente dopo questo colpo avrà l'adrenalina al massimo. In realtà queste cose non sono da sottovalutare perché comunque adesso è un po' che stiamo giocando, il torneo è in corso da 2 ore e 20 e quando si vincono questi colpi poi si ricomincia, è come se si ha la sensazione di ricominciare a giocare meglio e in effetti si ricomincia a giocare meglio perché appunto si è più motivati, più anche contenti e più lucidi soprattutto. E poi soprattutto anche lo stack adesso è diventato sicuramente importante per Direi Francesco. fondamentale. Esatto.
Però adesso non vorrei in realtà dire troppi accorgimenti tattici perché altrimenti poi andiamo a influenzare troppo il game. Quindi io mi baserei più su Che quello che sta accade. accadendo al tavolo, esatto, e Esatto. magari commentiamo dopo, cercando comunque di non dare un parere troppo profondo perché appunto sono in collegamento. Differente invece era ad esempio se i giocatori coinvolti al tavolo non ci stavano sentendo. No, credo che qualcuno ci sente, credo. Sì, Sì, infatti. anch'io, per quello tipo, comunque limitiamoci le cose che stiamo Sì. dicendo. Poi appunto a lezione avremo modo, magari anche a lezione poi ridiscuteremo del tavolo finale, prenderemo degli spot che ci sembrano più Interessanti, sì. esatti, interessanti da dire. Sei e tre, Zeruel. Avrei Va così, giocato, avrei Zeruel giocato. deve Avevo un paio di due. mollare. Ecco, per esempio, io avrei chiamato con 2-2 sul push. Sarebbe Allora, stato giusto. diciamo che in questa situazione flippare in realtà non è profittevole sul lungo periodo, perché comunque hai ancora fold equity dopo se pushi tu gli avversari, quindi converrebbe aspettare uno spot migliore. Magari da lì possiamo snappare con un range che va a 6-6 più. Perché il mio pensiero lì, probabilmente sbagliando, credo di dover fare un double up, di aver bisogno di fare un double up per... Sì, ma ti ho detto proprio perché in realtà c'è fold equity ancora, non ne vale la pena. Poi non sei neanche messo male in realtà nel chip count, sei quarto, siete otto rimasti. Qui ad esempio, vedi, si può vedere la tua EV attesa, no? E anche se in realtà il torneo adesso sembra che il primo vinca soltanto 6,50 euro, no? Ma adesso andrò proprio a parlare in realtà di guadagno, che poi è quello l'obiettivo nel poker. La tua EV attesa qui appunto è un guadagno di 2,36 euro, ok? Se tu adesso ti giochi un colpo al 50%, nel 50% delle volte prendi 90 centesimi, che vorrebbe dire, chiaramente adesso non state a guardare la cifra, ma vedete la proporzione, che vorrebbe dire che se perdi il flip nel 50% delle volte, tu andrai a vincere un terzo del tuo valore atteso. Quindi in realtà con quella giocata stai perdendo valore. Tutto questo chiaramente poi lo possiamo rapportare ai punti anche che si hanno in questo speciale torneo, quindi la mossa diventa sbagliata per quel motivo, capisci? Se Sì. invece ad esempio, se invece ad esempio su 8 eravate tu eri settimo, lì il discorso è diverso perché la tua EV attesa non è più 5 volte il buy-in, dico così per distaccare, non è più 5 volte il buy-in, ma la tua EV attesa diventa di 2 buy-in in questo torneo di vittoria e tra 2 e 5 c'è chiaramente molta differenza. È arrivato Comunque il quindi a quel range. punto il momento di rischiare, devo rischiare. Sì, Fondamentalmente. esatto. Però comunque sei quarto, non sei messo affatto male. Questo consiglio chiaramente è valido per tutti. Guardate sempre la vostra posizione e se avete appunto una mano che non è troppo buona, comunque una mano come 2-2 sta sempre in flip, bene che ci va poi, quindi l'equazione diventa anche in realtà leggermente inferiore al flip. Chiaramente osservate bene la vostra posizione nella lobby e appunto stando attenti a questo dettaglio si potrà prendere la scelta più profittevole sul lungo periodo. Perché effettivamente a pensarci bene, quando ho 2-2 è molto improbabile che un avversario abbia un 2 dal momento in cui ce ne ho io. Quindi sono sempre a flip se mi va bene. Dovesse andarmi male, sono al 20%. Esatto, infatti la tua equazione lì diventa del, diciamo, BVB, blind versus blind, la tua equazione diventa anche del 45%, Perché a quel punto asso 2 non 42%. c'è quasi mai, perché c'ho un paio di 2 ce li ho io in mano, K2 neanche, quindi a quel punto veramente sto Sì, messo male con un diventa, 2. esatto. Poi ti ho detto, magari se al tavolo hai un giocatore molto forte, sai che è l'unico che ti potrà contrastare. Potresti anche rischiare in realtà, però non è un discorso che comunque andrebbe fatto nella maggior parte dei casi dove appunto 2-2 ha foldato. Cioè devi darti almeno Sì. l'opportunità in realtà di stare al 70 o al 60, quantomeno. Frattempo qui Kateri continua a aprire la bottone in Quindi steel. questa è l'ultima mano prima della pausa.
Sì, appunto, realtà si potrebbe fare un discorso che vale di meno in realtà nel gioco online, soprattutto quando ci stanno queste pause di intermezzo, però prima delle pause in realtà si può rubare il buio molto più facilmente, perché comunque le persone vogliono un attimo rilassarsi, vogliono un attimo staccare. Ripeto, nel gioco online comunque, dove le pause sono di 5 minuti, questo discorso magari vale meno, però se stiamo già a un torneo live, soprattutto quando c'è la differenza tra day 1 e day 2, stiamo all'ultima mano del day 1 ad esempio, rubare il piatto è molto più facile che in altre situazioni, perché le persone vogliono finalmente andare a casa. Vedono... Esatto, andare a casa, proiettate nelle pause. E questo discorso in realtà vale anche nelle pause, nel gioco dal vivo, dove le pause sono di un quarto d'ora, e appunto le persone ad esempio, siccome vabbè, nel poker, come tutti ben sappiamo, fumano moltissime persone, quindi magari si vedono già là proiettate con la sigaretta in mano, e l'ultima cosa che vogliono fare è quella di rischiare lo stack. Sì, vero. Io vado in pausa, non so se voi interrompete la diretta. No, noi ci siamo. Ci siamo. Io faccio una piccola pausa rigenerante. Ci vediamo tra poco. Sì, a dopo Luca. A dopo, ciao. Ciao. Messo il link, ci chiedeva ok, perfetto, Rosso Blu ci chiedeva il link sul tavolo. No, era entrato Fabrizio per cattura, dice che ci sente solo, forse qui su Stick era entrato, non so. Ah no, ve ne siete accorti forse? No. No, non era entrato, allora sta parlando della diretta. Sì, starà guardando la diretta, sì. Dice Zeruel che vede ma non sente. Ci sente anche Caterina. Mi sembra strano. Francesco. Perché loro perché vorrebbero comunicare con noi, ma ovviamente devono essere su TeamSpeak per parlare con noi. Infatti. Mettetegli il link. Importante. Noi siamo sul canale TeamSpeak. Trovate, se andate sulla nostra pagina Facebook, trovate le informazioni su come entrare. O sbaglio, sono su Facebook? No, sono sul gruppo. Sì, sul gruppo. C'è tutto il link sul gruppo. Abbiamo postato su tutti i gruppi. Sì. In realtà, su tutti i gruppi che hanno partecipato all'evento, appunto al torneo LHGPT. Insomma, quindi avete quindi sicuramente il link. Potete parlare qui dentro con noi tranquillamente. C'è Fabrizio che voleva dirci qualcosa, ma boh. Fa solo Dejan. Ecco, vedi, Kateri ci chiede, voleva sapere solo se secondo voi ho fatto troppi errori. A questo punto questa domanda ce la teniamo in serbo per quando torna Luca. E vediamo cosa dice. Ma ci stai sentendo, Kateri? Non farla una questione personale, perché al di là del fatto che io ero coinvolto nella mano, comunque con la mano contro di me con K-Donna, sicuramente diciamo era, si poteva evitare, insomma. Sì, qualche asinata l'ha fatta perché ciao Francesco, cioè, ciao, il punto è che... Ecco, c'è anche Leo. Il punto è che comunque io ho pushato, cioè in pratica la mano è andata così. Allora, ora ve la racconto, anzi ve la faccio proprio rivedere. Dovrebbe... qui no, vabbè, ve la racconto io. Così magari ne discutiamo insieme. Saluta Saverio. Un saluto a Saverio. Oh, ciao Saverio. Saverio oggi non c'è. Non c'è oggi. Solo per oggi. Alla faccia tua. Chi è? Chi è? Dammi le tue chips. Che stiamo per ripartire. Beh, a questo punto mi tocca vincere. Un minuto. Mi tocca provare a vincere. Mi sa che Giuliano stasera a colpi li ha persi quasi tutti, perché bingo non l'ha detto nemmeno una volta, quindi perché ha perso tutto quasi. Ah, ero distratto, scusami. No, dicevo che non parli proprio stasera. Ma vedi che ho appena finito di mangiare, ti dico questo. Ah già, perché ancora dovevi mangiare tu, sì. Ecco. Ma... Il lunedì per me è una tragedia, gioco ma... Dovrei prendere le cose più con calma.
gli altri giorni sono più tranquillo, va bene. È ricominciato. Okay, intanto si riparte. A voi. Oggi era in GP il torneo, vero? Sì, sì. Sì, sì. Domani sì, siamo sì. Sul THM, ovviamente sempre in diretta. Beh, io nel dubbio mi sono già iscritto, quindi. Sì, sì. Ricordiamo domani avrò tempo di arrivare a casa a parlare con noi se viene sul canale di Speak. C'è anche la musica. Allora, ecco, allora saluta Beppe Sequestro. Un salutissimo Beppe Sequestro. Vi comunico che anche Leo sta mangiando sicuramente. No, no, non sta, a quest'ora di solito mangi. Oh. I tuoi salottini non ce l'hai stasera. No, ce li ho, però non mi va. Comunque, giusto per ricollegarci al discorso di prima con di Cattery. Allora, praticamente io, i bui erano 250-500, il tavolo da 9. Io con 15.000 di stack faccio mini race con la sua K da Under the Gun, faccio 1.000. Si appoggia dietro di me Under the Gun più 1 veneziano, quindi che ha 5.000 di stack. Cattery decide di fare un mini re, cioè io metto 1.000, lui fa 1.500. Io, avendo visto come aveva giocato, ho giocato abbastanza in maniera aggressiva, ho instant pushato con asso K, veneziano ha foldato e Cattery mi ha snappato con K donna. Diciamo che sicuramente questo è un errore. Prendo pure la donna al flop e scoppiandomi, vabbè, amen. Però al di là della donna al flop, comunque sicuramente io lì ho una mano che è superiore a K donna. Sì, a quel punto, nel momento in cui va all in, su quel rilancio. Sì, sì. Quindi comunque, diciamo che se proprio vogliamo parlare di errori, quello sicuramente lo era. Forse che lui aveva sui 35-36 aveva... No, di meno. Aveva... Di I meno? Bui erano 250-500, lui aveva 13.000, 14.000. Ah, ecco. Era leggermente, era inferiore a me di 3.000, tipo, di qualcosa del genere. Beh, in ogni caso veneziano secondo me aveva già sbagliato in partenza. Bravo, sì, se sì, ha, bravo. Se ha 5k dietro, secondo me, sì, folda o push 3. Sì. Quello sicuramente, però comunque K donna, insomma, non è da giocare in quel modo, perché ovviamente ti trovi sempre una mano che è più forte, soprattutto perché io potevo tranquillamente foldare a quel rilascio, appoggiarmi, invece avendo pushato ho una mano molto forte, quindi è ovvio che... Intanto ho visto che Spiro viene rispettato da Rosso Blu che folda persino l'asso. Io non riesco a mostrare le carte, avevo K Jack, l'avrei voluto mostrare. Non mi... È andato lento. Beh, sicuramente Rosso Blu magari ci starà ascoltando, quindi... Avrà preso nota. No, Francesco, secondo me dovevi lasciare la mano. Non dovevi chiamare. Con K da Jack, mi pare, no? No, ah sì, vabbè, praticamente Luca, allora ti spiego. E che ci sta chiedendo se aveva allora facciamo così, allora ve la ridico così. Diciamo, sicuramente Luca meglio di me ti potrà spiegare il perché era da foldare con la mano. Perché dato che ci sta... Sì, K donna comunque aveva, sì, l'ha scritto in chat. Allora. Metti replay. Replay purtroppo dallo streaming non posso farlo vedere perché non è memorizzato, però lo vediamo da... cioè ve lo racconto io, quindi comunque è una mano in realtà molto semplice, cioè non è un'action esagerata, quindi sì, può benissimo dire a parole, insomma. Wow. Un attimo solo, che la cerco. Dunque? Sì, lo sto cercando, un attimo, di pazienza. Sì, sta andando magari indietro nel end history. Sì. Tornando indietro nel tempo. Esatto. Purtroppo è una mano che in realtà... Una mano che duole ricordare. Che era la mano da chip leading, quindi è stato un peccato. Eccola qui. Allora... I blind sono 250-500, siamo in 9 al tavolo, vale, io resta, UGG apro con asso K, con 16K di stack totali. Beh raga, io vi saluto. Attenzione, c'è un all-in, a domani. Un all-in.
No, c'è uno lì, lui ha chiamato. Ah, ecco Siamo al perché 70%, no? Attenzione. Adesso vamos. Stiamo al 20%. Vai, super Leo. Il pianto rende, ragazzi, vi saluto. non avevo capito che era il pianto. Maledetto Leo. È ancora con noi. Non sarà contenta Francesca, vediamoci quest'altro showdown. Francesca deve andare a dormire. Vediamo un po'. Attenzione, parte sopra. Che... Rimane sopra, sono un 3. Vediamo se ci saranno sorprese dal niente, board. Niente, Drone Dead. Si riprende. Quindi, no, Francesca, no. In realtà adesso Drone Dead riapre... per Zurrel. Sì, riapre per i giochi. Riapre decisamente i giochi. Sì. Basta adesso veramente un altro double up. Comunque, dicevamo... Io ho praticamente Bui 250-500, io ho 16.000, Kateri da Big Blind a 13.000. Io apro a 1.000 da Under the Gun, faccio mini race, con Asso K. Dietro di me si poggia Venexiano con 5.000 di stack. Ripetiamo quello che ha detto Mike prima, è ovviamente un errore anche quello di Venexiano, perché con 5.000 dietro non ha senso appoggiarsi a un K da UTG più 1. Vabbè, comunque si appoggia, foldano tutti quanti, Kateri... da Big Blind con appunto avevo detto 12.000 quasi 13.000 fa un altro mini re-race a 1.500, cioè io ho fatto 1.000, c'è cioè un call dietro, lei da fuori posizione fa più 500, cioè fa 1.500 in totale. Questo già è un errore in quanto ovviamente non ottiene nulla, cioè con una situazione normale io qui anche se ho 8 e 3, cioè nel senso comunque sto flattando perché sto in posizione, devo mettere come 8 e 3, 5... non credo. Sì, nel senso cioè sì, in nel senso a TC. Perché tanto devo mettere 500. Attenzione, Asso contro Enzo Guerra, attenzione, non va Enzo Guerra. C'è il top 6. C'è il Jolly Altarn, ma peccato. Jolly Altarn. C'è Jolly Altarn, ma no sorprese. Poi un bel Jolly perché sì, apre un 10%. Quella mano si chiama Enzo Guerra, eh. Era un suited Enzo. Era pure il suite. Appunto regala persino il 30% di possibilità di vincere la mano. Sì. Vediamo questo push di Spiro. Se Spiro ne approfitta. No, doveva chiamare Menisco. Un altro double up. È vero. 7-2 deve chiamare. Sì, però piuttosto che rimetterlo anche in gioco ci sta anche il fold. Certo. Diciamo 7-2 non è una proprio best end. Comunque dicevamo, vabbè, praticamente lui fa 1.500 da Big Blind. Io a suo K ovviamente vado a pushare, pusho, quindi in totale sono 16.000. Venexiano dietro con altre 5.000 dietro folda. E Kateri snappa con K donna. Vabbè, poi va lui, ok, esce la donna al flop. Però al di là di questo, Luca, secondo te perché questa giocata è sbagliata? Io prima l'ho spiegato, però magari... detto da te fa di più come si dice l'errore sta soprattutto appunto pre-flop, come dicevamo, anche se avesse gli assi comunque si andrebbe a giocare un colpo contro quattro carte al flop, quindi la percentuale di hittare diventa sicuramente più alta per gli avversari e non sa mai poi in quella situazione dove sta nella mano. Sì. Soprattutto senza contare che con K dama non è una mano che si presta a far quel tipo di giocate. Se magari pensava che tu eri in bluff o comunque avevi aperto con una mano abbastanza scarsa, magari doveva tribettarti mettendo una size quantomeno più grossa, di due volte sì. Sì, quantomeno di due volte e mezzo quello che hai puntato tu. E poi comunque sicuramente è sbagliato il call al push, quando una volta che poi push ovviamente comunque per tutti i G ha un range più stretto, quindi ovviamente il cappallone è da fondare. Anche se sicuramente adesso Under the Gun i range in confronto al gioco di come era prima in passato si sono andati a modificare, ci sono regolari che da Under the Gun... Aprono molto light, esatto, perché comunque l'Under the Gun è una credibilità più alta, però sicuramente in quella situazione è da evitare il call, esatto, o comunque la 3-bet così light.
Nel frattempo rimaniamo in 7. C'è un... Ah, ma sono 5.000 Sableye, sono leggermente alti. Ma parecchio cosmici. Parecchio cosmici. Mi chiede, vedi Kateri al tavolo, sta dicendo altri errori che avete notato grossi? Non so, io ho notato quello perché ho visto, l'ho vissuta diciamo sulla mia pelle, me la ricordo abbastanza vabbè, bene. Può capitare di perdere comunque. Sì, vabbè, scherzavo. Cioè, in ogni caso... Attenzione allo showdown, Jack-Jack 99. Jack-Jack. Questo è un altro cooler. Attenzione al split. Ci sarà lo split. Nulla. C'è il player out. Ci saluta anche Luca. Salutiamo Zeruel. E si rimane in 6. Attenzione la fase più calda. Se domani riesce a scaricare TeamSpeak, magari è in diretta con noi, magari se ha le mani lui le posta sì, e sì, te le fa anche perché domani, anche, soprattutto perché domani c'è la lezione proprio di Luca, quindi direttamente se ha qualche dubbio può chiarirselo direttamente lui, magari qualche mano vecchia, di qualche dubbio che ha da tempo, eccetera, eccetera, insomma. Oltre ovviamente a discuterne poi con noi quando stiamo al torneo, insomma. Nel frattempo abbiamo Kateri viene che, appunto rispettato sì. Perché essendo la chip leader al tavolo tende meno a risare perché appunto ha possibilità di poter mettere molte chips. Open mentre push, adesso respiro. Abbiamo esatto da UTG più 1 che in realtà è anche la posizione di Jack in un six handed anche vista come da middle. Posizione jolly per Spiro che da lì comunque viene creduto, visto che ha quattro giocatori dietro. Sempre il punto. Non vogliamo sapere cosa Spiro ha in mano, però questa situazione il donna range 3, di donna push 3. Può vedere anche asso 10 e a livello di coppie 6-6 più, 7-7 più. Attenzione Cerolin. Attenzione. Tanto parte dominato pokerce. Ecco, regala una scala in castro. Ti pareva. Salutiamo Leo. Comunque, salutiamo Leo. Salutiamo. Qui comunque in BVB sicuramente ci sta a pushare Jack 8 perché è una mano sopra la media contro una qualsiasi mano random. E questo lo vedremo anche domani analizzando le mani con i software, dove per l'appunto da Jack 7 suited in più cominciamo a parlare di mani sopra la media, quindi BVB contro una mano random, visto che appunto non sappiamo cosa il big blind fa il push è una mossa corretta. Sfortunato Leo nell'occasione, che comunque fa un grande risultato, sesto su 64 è sicuramente un ottimo risultato. Beh, anche questa per me è un rilancio un po' troppo esagerato comunque. Ma in realtà... Caterina sta adesso, proprio adesso, questa mano qui. In realtà, siccome tutti quanti gli altri hanno meno di 10 bui... Come andare all-in. Poteva, esatto, anche andare all-in, la stessa cosa. Magari questa è una size per far tirtare gli opponent, quindi magari anche corretta, okay. Perché gli avversari si chiedono cosa sta facendo, in realtà... Qui invece Mensico mette una size che... non permette facilmente di capire le sue intenzioni. Beh, questo ora ci sta. K-Jack. Attenzione. Vediamo se il turn e river regaleranno un rimbattamento. Ecco. Per Kateri. Jack turn. Cadono quindi le sue. Kateri è in deep run al momento. È inarrestabile. Vogliamo ripetere la differenza dei punteggi tra fare un quarto posto e un secondo posto? Sì, nella classifica? Sì, sì. Lo dico subito. Il quarto prende 12. Il secondo prende 14. Primo 15. Il primo 15, sì. Quindi esatto. È a scalare, ok. Quindi Spiro, quanti punti ho preso? Tu sei uscito quindi, da sesto Leo avrà preso 10 punti. 10. Comunque è un ottimo punteggio, visto che il primo prende comunque 15 punti, quindi giocando i prossimi tornei si vedrà sul lungo periodo. Sì, esatto. Quindi comunque è una diciamo che la partita è veramente aperta, cioè contando aperta, siamo tantissimi, quindi ovviamente
Poi sì, ci saranno appunto diverse tappe dove i primi due games anche restano abbastanza insignificanti in realtà. Bisogna avere costanza e attraverso questo punteggio, dove vedi appunto la differenza di un punto per ogni scarto di player out, permette appunto di restare sempre in partita. Differente invece sarebbe stato se il primo prendeva 100 punti, il secondo 70, il terzo 50. Ecco, mi chiede Kateri Sì, appunto lo sto scrivendo al tavolo, dove lo sarà sto la mettendo il classifica, la link. possiamo ripetere anche in diretta a questo punto. Sì, certo, magari ci sono altri, la sentono pure. La classifica domani la trovate La posteremo ovunque. praticamente, sì, la posteremo diciamo un po' ovunque, cioè tipo anche a casa vostra, la troverete sulle pareti di casa. Praticamente sì, quindi comunque domani la posteremo su tutti i gruppi che hanno aderito all'evento, quindi sicuramente la troverete, faremo anche i tag, quindi sicuramente la trovate senza Sarà problemi. la prima cosa che vedrete quando starete a fare colazione davanti al Sì, computer. attenzione anche al TG1 potrebbero trasmetterla, quindi insomma, quindi fate attenzione Notizia domani, importantissima. notizia importantissima, Spiro ha vinto la prima tappa HGPT, Ma poi ti questa prendo a caso. questo praticamente significa che esco in questo colo. Ah, no, no, invece no, ci sono ancora. questa ovviamente è una gufata, cioè No, questa è poi ti gufata. svegli, no? Poi ti svegli, no? Tutto Credi di sudato. aver vinto e poi ti svegli. Ah, Esatto. ecco, ok. Nel frattempo abbiamo Quindi questo limp da bottone. La prima cosa che vedrò domattina sarà una versione di greco nel compito. Accanto avrei la classifica, però. Francesca è uno studente. Sì, 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 sì. O È forse un una ragazzo. professoressa. Ah no, è un uomo, è un uomo. No, Abbiamo è un maschio. No, perché io leggo Kateri e penso che sia Caterina. Forse Non me lo riesco a togliere dalla mente. lo conosco. Il cognome com'è? Cannatà, Francesco Cannatà. No, Cannata no, perché Ah, comunque ok, mi ricordo. studente, studente. Studente, ok, ci dà la conferma che è uno studente. Comunque, versione di greco. Quinto Speriamo. superiore, Quinto superiore. fa l'ultimo Speriamo di. sei andato tu. Infatti. Cannata, Beh, ok. allora, Spero. vi dico la verità com'è arrivato da noi questo ragazzo. Praticamente l'ho visto, era un paese vicino al mio, ho visto Kateri 62, ho detto, ma madonna, adesso me la porto nei gruppi. Bah. Poi Te quando la arriva porti nel magari gruppo. anche. No, vabbè, ho detto la porto nei gruppi dove siamo noi e ho detto, ma ho detto Esatto. contattami in privato su Facebook, io ho dato il mio nome e poi mi scrive un certo Francesco Cannata, sono Caterì, così così. Signori, Ah, vi sto passando il attenzione! nome, E intanto No, Spiro scappo! floppa jackpot. Però attenzione perché il colpo non è finito. Cascano sempre le Finissimi. mie. È sempre Jolly Tarn comunque perché poi lui non Mamma mia, jack. che turbo! È la Che prima volta che ho turbo! pushato con una mano brutta. Ah, Bella piena. attenzione, qui si parla per metagame. Poker comincia a essere anche committato in realtà. Ci sono le casteme, attenzione. Ma comunque Francesco tranquillo, vedi che non è ancora finito. Spiro poi non ha la fama di essere un giocatore fortissimo, quindi si potrà Che ribaltare. turbina. Comunque 4 left per tutti quanti è già un ottimo risultato. Vi dico solo che qui a Bari Spiro lo chiamano la chiappa d'acciaio, quindi diciamo ha questa fama. Adesso ne approfitta, Eh sì, diventa anche No, chip io non ne leader. approfitto mai. Con questa No, io move sono un diventa anche chip gentleman. leader. Attenzione perché qui un colpo potrebbe spostare totalmente il torneo a favore di chi poi lo Sì. vince, quindi. Continua a pushare, attenzione. Dai, grande Vediamo. Spiro. C'è C'è il un call, c'è il call call. flip. Ciao. Attenzione, vediamo se il Cascano le turn sue. regala un jolly. Non è Nessun jolly turn, jolly. però. Nessun jolly. Niente. Dispiace, Nessun cascano jolly al sempre le mie, turn. c'è poco da fare. Sono Attenzione. inarrestabile. Cioè, diciamo che quando ho detto Spiro vince il Cascano. torneo, al posto di essere una gufata, è diventata praticamente una. Un, come dare augurarti buona fortuna. Praticamente. Ti rimane in tre left adesso. Tanto saluto Dejan al tavolo. Beh, è uscito quarto, è un buon risultato, eh.
Sì. Conta, ragazzi, eravamo 64, quindi cioè, diciamo che tutto il final table è sicuramente un ottimo risultato, cioè per qualsiasi persona che sia qualificata entro il final table è ottimo. E ovviamente io non rientro tra questi, sono uscito 14 left, credo, 15 left. In realtà stiamo facendo account sharing perché io sono uscito 14esimo. Ci siamo traditi. Beh, non è che sei andato lontano da me. Tu 2 punti, io solo 1. Sì, infatti. Addio, per la precisione sono uscito. Ah no, io 11esimo, scusami, 11esimo. No, quindi di praticamente... Luca sto parlando. Ah. Poi l'importante è comunque, in realtà, il mio obiettivo non è tanto vincere il torneo quanto arrivare prima di Mike in classifica. Cioè, ma è questo il nostro... questa è la vera sfida, perché ovviamente, vabbè, diciamo, chi ci sta ascoltando che magari non lo sa, che non ha ascoltato le vecchie dirette dell'Olympic Stars della 2 settimane fa, che è terminato 2 settimane fa, che praticamente fino all'ultima giornata tra me e Mike è stata una sfida al vertice della classifica, e alla fine ha prevalso lui... Anche grazie a diciamo a situazioni di downswing per me in quel torneo, cioè soprattutto nelle penultime 2 tappe. Vabbè, purtroppo è andata così, però stavolta sarà diverso, però mai. Erano più tappe di questa edizione o meno tappe? No, era identico, no, sempre sono uguali. 12 tappe, sì, 3 volte a settimana per 4 settimane. Quindi magari questa volta andrà diversamente. Questa volta magari andrò io. Sì, sì. Peccato, ho fatto Beh, secondo puoi posto. Puoi sempre uscire alla prima mano, come mi è successa la seconda, la quinta, sì, la quinta. No, sono uscito subito proprio. La sesta, sì. Con KK, scommetto. No, KK forse no, ma avevo una mano forte, ora non la ricordo qual era. Sì, credo che tu avessi setato, ti hanno fatto colore, una cosa del genere, se non mi ricordo male. Nel frattempo Spiro puscia. È un no limit push. K2. I blind salgono. Sì, K2, secondo me pure tanto. Secondo me K e l'altra carta neanche gli è arrivata. Vediamo adesso questo nessuno BVB. Nessuno vede sempre il punto, ragazzi. Con un push BVB. Call, attenzione. Asso K. Solo il 6. Nel frattempo non si arriva. È sconnesso Stars, sarebbe il caso di riconnettersi. Sì, vince Asso K anche in questa situazione, è un cooler, sì. Anche questa, quindi rosso-blu da più short, adesso passa a Vabbè, ci stava la chiamata di... Sì, ci sta. Ci stava per entrambi, giocata corretta. Però non è mai detto, Francesco, che comunque adesso troverà un double up, si riporterà lui secondo nel count. Quindi stiamo in una situazione dove comunque due mani poi andranno totalmente a incidere sull'andatura del torneo. Quindi in questa fase è importante avere i cooler a favore, sicuramente. la bravura sicuramente incide meno. Vediamo rosso-blu che va di apertura per 3, spaventando gli avversari e ottenendo un walk da parte dello small e del big blind. Francesco Spiro folda. Ho avuto davvero paura, infatti ho foldato una mano di valore. Beh sì, lì devi stare molto attento a quante volte il tuo avversario sta aprendo. Come si sta comportando, atteggiamento che ha. Attenzione. Good game a Francesco, che bravo, si qualifica terzo nonostante il suo impegno di domani per la versione di Grego. A questo punto ci gustiamo. Ci vediamo alla prossima, Francesco. Very GG. Sei comunque arrivato terzo su 64. In mezzo a tutti i good runner. Quindi non ti preoccupare. Vedrai numero, che con il tempo. Numero uno Spiro. Re del good run. Vedrai che con il tempo abbatterai questa componente di sfortuna che hai avuto oggi. Trovando Spiro sempre nuts. O primo o dopo il board, insomma. E ora siamo alle zap.
sui 4.000-8.000, rosso blu ha per l'appunto poco meno di 10 blind, partita comunque ancora apertissima perché se andrà a raddoppiare saremo in una situazione di pari stack, quindi mai dire mai per rosso blu. Ora vediamo che rosso-blu limpa da bottone, si opta per un push diretto. Rosso-blu ha 9 bui dietro, opta per il fold. Mi piace molto in realtà il limp in heads up, però non voglio dare in questa situazione, però non voglio dare appunto info, magari le zap lo andremo a rianalizzare in un secondo momento. Rosso blu adesso opta per un push diretto, ottenendo il fold di Spiro e portandosi quindi quasi a uno stack di 11 blind. Ora rosso blu è da bottone. Andiamo. Push, E si va. pusha diretto. Vediamo se il primo match point Spiro va. Attenzione al jolly. Guarda lo zap, Eccolo! 300. Quindi è zap riaperto, Si l'adrenalina riapre. c'è. Emozionantissimo questo finale dove i colpi di scena non stanno mancando. E adesso vediamo come si andrà a evolvere il game. Visto che comunque Spiro ha 15 bui, quindi in questa situazione poi può veramente anche inventare, in realtà non è dato per scontato che bisognerà sempre aprire per due. Può anche limpare variando il gioco. C'è Mirko che ci scrive in chat. Mirko, sì, ci sta salutando. Quindi un saluto a Mirko, che ricordiamo il club Ciao manager di Mirko, Generazione ciao. Poker, che ha ospitato il primo club che ha ospitato la tappa dell'HGPT. Quindi Ciao Mirko, grazie per ringraziamo Generazione l'ospitalità. La Poker. prossima volta magari Ciao, non diamo un buonanotte. account rigged da Spiro. A domani su THM, giusto? Sì. Ciao Mirko. Ciao. Mossa. Ha Sì. previsto il mio asso jack, effettivamente, ce l'avevo. Nel frattempo i blind continuano a salire. Comunque la struttura è abbastanza turbo, ogni 5 minuti è previsto un alzamento dei bui. Si arriva persino al river, dove non vedremo di frequente un river in queste situazioni di Infatti. bui, con rosso blu che opta per una side spot e E vince il pot. vede il fold di Con Spiro. scala. E mostra una scala che Scala partiva con minima. una double belly al flop, che poi in realtà è il progetto di scala meno esploitabile proprio perché ha un doppio incastro. Pensato che se non fosse caduto quel 10 avrei vinto. Nonostante quel 10 Sì, chiudeva la mia però mano, perché io avevo K10. adesso è molto importante pensare spot per spot, cercando di tralasciare il passato, perché poi appunto può influenzare il gioco futuro e farti commettere errori in futuro. Questo nel poker è molto importante, sapere appunto dimenticare in fretta quello che è successo, conservando soltanto l'history per il game futuro.
rosso-blu sta hittando abbastanza in queste zap, sicuramente questo renderà più facile il gioco per lui. Dove questo appunto è un gioco che se si hitta è un po' il giochino diventa un po' più facile. Rosso-blu decide di mettere sotto pressione Spiro. Mi sembra ci stia riuscendo. Sì, ma adesso dipende anche molto la run. In realtà la bravura viene veramente meno in questa situazione. Una mano può spostare l'intero Zap. Anche se lectare diventa abbastanza difficile. Zap molto avvincente comunque. Sì, combattuto. Ma comunque in realtà sono Al di là tutti del fatto che combattuti. Spiro sta comunque bad runnando, almeno in queste prime mani, che comunque resta un dato veramente poco Sì. significativo. Perché appunto se adesso Spiro, esempio, vincesse due mani, le zap sarebbe terminato ugualmente. Avremo modo, insomma, di fare tanti esempi, grazie alle tante mani che stanno comunque giocando zap, con una struttura che comunque poteva anche farlo finire subito, in realtà. Sì, direttamente col primo showdown invece ti sta Però facendo divertire ancora. esatto, siamo molto contenti perché sta diventando veramente un Zap molto avvincente. Riarriviamo un'altra volta a River. Una mini size di rosso blu. Adesso Spiro è in tanking e opta per il fold. E E vince ancora rosso blu. vince ancora rosso blu. E stiamo in all-in con il flip che al 4-4 Jack momento 10 è a favore di e rosso-blu. nulla. Niente 4 a River. Termina. Niente. Rosso-blu. Sfortunatissimo Spiro nel finale che comunque Sì. mette nel cassetto un secondo posto sicuramente meritato. Poteva andare diversamente le zap, Sicuramente è stato ma. comunque un successone perché 64 iscritti con comunque un field davvero ricco, ricco, cioè perché praticamente c'erano tutti quelli degli home games che hanno partecipato ad arrivare primi o secondi o comunque come ho detto prima anche solo al final table è un ottimo risultato secondo me. Io non ci sono arrivato purtroppo, però per quelli che ci sono arrivati comunque sicuramente è un ottimo risultato perché su 64 giocatori non è facile. Esatto, Quindi ottimo esatto. risultato. Anche io condivido la tua stessa esperienza questa notte, quindi avremo sicuramente modo di rifarci Esatto, andando quindi avanti. è di punire soprattutto Spiro che ha fatto il bulletto. Spiro comunque è sfortunatissimo in Ragazzi. zap, e qui è una situazione ad esempio dove appunto la bravura viene meno. E Spiro non poteva farci nulla, non ha veramente vinto uno showdown nella fase In finale di zap, uno contro sì. uno. Quindi, il che forse non ci dispiace, forse stavamo gufando, però. Io personalmente sì, poi non so come la pensi tu, però io sì, lo ammetto, mi hai letto. Vabbè, L'invidia è una scherzo, brutta scherzo. bestia, mi dispiace Scherzo, per pre voi. preferisco, Vado preferisco, io. preferisco eliminarlo con le mie mani. Preferisco Dai, eliminarlo con le mie mani. comunque ricordiamo che in realtà le zap non è poi incidente sulla classifica, visto che ci Sì, saranno diverse infatti. tappe e Rossoblu Esatto. colleziona un punto in più di Spiro, quindi il giocatore che avrà più costanza poi verrà premiato. Esatto, esattamente. Quindi, Come è giusto che sia diciamo. Esa In una lo stavo struttura che vuole. dicendo in realtà, esatto, come è giusto che sia. Comunque la vedo molto dura, eh. Sì, Molto sì, dura sì. come torneo la. Sarà molto combattuto, mi riporterà un po' quell'ambiente, quell'atmosfera un po' da team battle, un po' da guerra più che da torneo. È Questo giusto che no, sia a anche me così perché piace, a me ricordiamo che il piace, a me poker è un piace. gioco dove si gioca per se stessi, quindi a prescindere il tuo avversario lo devi distruggere. Io la penso così, il mio avversario è in quel momento è un mio nemico, quindi
Sì, sicuramente il poker è come un campo da battaglia, tant'è che ci sono molti esempi attraverso il testo di Sun Tzu che parla a parte appunto dell'arte della guerra, che da questo testo poi in realtà possono essere applicati tantissimi concetti al gioco del poker, e anche quando in realtà ci si ritrova con un amico al tavolo non bisogna fare distinzioni, ognuno gioca comunque per se stesso. E è bene che sia così, è bene che non ci siano favori tra i giocatori, perché quando appunto ci si ritrova al tavolo, nel senso metaforico appunto, stiamo su un campo di battaglia, ma questo non vuol dire che una volta che ci si alza dal tavolo si può essere amici, si può andare a mangiare insieme. Esatto, sì, sì. Sì, esattamente quindi, come durante una partita di qualsiasi altro gioco, quindi che può essere, sì, di tennis, che può essere, esatto, di... ma anche se vogliamo fare un esempio più cruento, ad esempio anche nella box, no? Potete osservare l'agonismo dei combattenti sul ring, ma poi comunque si vanno ad abbracciare a fine round. Giusto che sia sportivamente, appunto, perché comunque secondo me è, esatto, uno sport, il torneo secondo me è proprio davvero uno sport, quindi esattamente il paragone che hai fatto è perfetto, cioè calza pennello, in quanto proprio anche da avversari, cioè al tavolo siamo tutti avversari, non ci sono amici che tengano, perché ovviamente è uno sport individuale, quindi si deve puntare alla vittoria, cioè vince solo il primo, e soprattutto anche nei tornei grossi come per esempio può essere il Main Event WSOP, comunque secondo me, come molti dicono, io concordo, anche se i premi sono enormi, quindi anche arrivare secondi, terzi, quarti, ovviamente, insomma, come si fa a non essere contenti, quindi sicuramente un ottimo risultato, però arrivare primi è un'altra cosa, cioè comunque si punta sempre in qualsiasi torneo, sempre alla vittoria, cioè al primo premio, quindi comunque ovviamente si gioca per vincere in una maniera più assoluta. Sì, esatto, questo è molto importante. Diplomatico. Come? Non ho capito, Leo. È stato molto diplomatico. Sì, sì. Bisogna vedere sangue. Esatto. sì, io sono cercato di essere appunto il più diplomatico possibile. Leo, giustamente, un po' più... un po' più cinico. Io sono della scuola, Leo. Una cosa molto importante anche è che poi se non si è sportivi al tavolo, in realtà, questo lo vedremo domani appunto nella componente dei giocatori che fa parte del mondo del poker, che gioca per divertimento e non gioca per guadagno, come può essere un manager, come può essere un albergatore, loro se vedono che al tavolo non c'è un comportamento sportivo da parte dei giocatori, poi si rischia appunto di perdere quella fascia di giocatori che poi in realtà sono quelli che mandano avanti il nostro mondo. Certo. Quindi è molto importante essere sportivi, non soltanto per il torneo in sé per sé, ma anche poi per quello che accadrà, per come è visto appunto il mondo del poker. Questo poi fra l'altro è un argomento che ho trattato sul mio sito, dove per l'appunto ci sono persone che hanno un comportamento antisportivo al tavolo, ma non capiscono che questo va a danneggiare tutta la nostra community, regandoci appunto un danno a tutti quanti. D'immagine so... proprio, cioè, esatto, d'immagine al mondo, perché il poker è un gioco individuale, non bisogna comunque farsi tra virgolette la guerra, però ovviamente l'educazione è imprescindibile, o comunque il bon ton al tavolo è fondamentale, questa è una delle regole principali da seguire. Non è bello nei confronti degli altri giocatori comunque avere un atteggiamento maleducato, certo. Esatto, che questo ovviamente vale sia live che online, cioè secondo me anche è un online. Problema italiano qua, sì. Non so dalle altre parti, ma qua è proprio un problema marcato. Sì, guarda, bello, sì, pesante. Sicuramente in Italia questo è un problema, e l'obiettivo appunto che si ha quando si fanno questi tornei on game, quando si organizzano dirette, è proprio quello di trasmettere un messaggio al di là appunto del divertimento, che è quello poi di avere un galateo al tavolo degno di un mondo che comunque può portare tantissime gioie e soddisfazioni, e per molte persone questo mondo ha portato le gioie più grandi della vita. È giusto, sì, sono d'accordo, e molti però per diversi motivi magari sfogano
un po' la loro rabbia, la loro frustrazione al tavolo, quindi ovviamente Ma il problema si non è creano tanto, non è situazioni tanto dire, cioè, particolari. a Kira non è capitato di tiltare un attimo, capito? Di sfogarsi non è quello, è proprio l'atteggiamento al tavolo nei confronti dell'avversario, cioè nel Dell'avversario, senso proprio sì. la maleducazione, il problema è la maleducazione, non è tanto la parolaccia buttata lì a caso, quello non è secondo me quello il problema. È proprio Esatto, sì. un atteggiamento nei confronti il rispetto, diciamo, il rispetto è la cosa più importante, secondo me, a questo tavolo. A prescindere dal fatto che uno sappia o meno giocare, non è questo importante. Uno può andare all-in con 10 e 2 tutte le mani, non è un problema. Sì, esatto, perché poi uno, cioè, mette i soldi e può giocare come Come vuole, in realtà vuole, non è, esatto. no, no, non si è vincolati da una regola immaginaria dell'immaginario collettivo che non posso appunto giocare Scarian, quindi very nice discorso per Spiro. E quindi si è ripreso già da queste zap, che comunque Bravo, bravo. è stato molto tiltante, devo dire, perché io che gioco poi tantissime zap, quando mi capita di avere queste sfide dove non vinco un colpo, devo dire che non è affatto facile, no? Perché comunque vedi che non vai mai contro il tuo avversario, che qualsiasi scelta tu fai comunque non ti porta a un risultato positivo, però purtroppo è una run negativa. E come avete avuto modo di vedere oggi, Spiro non si è messo a distruggere armadi, a insultare in chat, è rimasto lì molto tranquillo. Quindi ottimo esempio di Spiro su come mostrarci il galateo che appunto va tenuto. Anche perché poi noi stiamo qui facendo appunto la diretta e non è facile gestire tutto quanto insieme, ma se appunto si riescono a tenere a bada le proprie emozioni, si può regalare a questo mondo quel qualcosa in più che serve soprattutto in Italia. È che si Sicuramente, merita. sì. È che si merita anche, Esatto. sì. Beh, ragazzi, Direi che allora possiamo direi che chiudere. sicuramente sì, è stata davvero una bella serata, passata con tutti voi in diretta, anche con voi non in diretta. Ci E ovviamente ascolterete questo video si domani. potrà rivedere quando volete, perché lo posteremo domani su tutti i gruppi che hanno partecipato all'evento, e quindi rimarrà memorizzato, quindi tutto ciò che abbiamo detto e che avete detto rimarrà E ovviamente potrà nel essere usato video. contro di voi. Potrei essere conto di voi, e quindi diciamo, ci diamo questo appuntamento a domani per la seconda tappa dell'HGPT, sempre su THMania, domani abbiamo detto prima, e soprattutto alle 20:15 appuntamento con la lezione di Luca Rotondo. La lezione un po' spiegherà, abbiamo detto prima, le basi del poker, quindi bankroll management, selezione della disciplina da studiare, quindi da giocare, e altri discorsi. Soprattutto molto, molto bello, molto interessante il fatto che si potranno appunto porre domande direttamente al coach appunto Luca Rotondo, e quindi tramite poi me e Spiro, quindi gli admin di Parliamo di Poker, che faremo un po' da filtro, arriveranno al coach e si avrà risposta, insomma, direttamente durante la puntata. Se volete Ok, quindi intervenire durante la diretta, potete scaricare TeamSpeak, la guida la trovate ovunque, quindi. Sì, la guida l'abbiamo messa praticamente ovunque, come dicevo prima, e ovviamente in realtà è molto facile installarlo, bisogna un attimo, cioè, si perdono 2-3 minuti del tempo, però in realtà è un investimento più EV, perché poi è bello stare qui tutti insieme su TeamSpeak, ovviamente, diciamo, si vive in maniera diversa quello che è il torneo. Beh, Esatto, per signori, una allora un lezione saluto a tutti, interattiva. un saluto a tutti, e insomma, ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao a tutti, Ciao ragazzi, a ragazzi, buonanotte. domani. Ciao.